Non interpellato da questa parola,
è parola di Dio per discipline, ma è una parola che interpella la coscienza e la vita di ciascuno di noi qui presenti. Noi allarghiamo la vita nella misura in cui siamo portatori di vita, siamo servitori della vita in ogni forma, in ogni fratello. Ed è molto bello questa pagina del giudizio di Dio, che dice: venite benedetti, venite benedetti perché ho avuto fame, ho avuto sete, ho avuto fame e sete non solo di pane e di acqua, ma anche di cultura, di accoglienza, di fraternità, di amicizia, e ho trovato accoglienza, ho trovato disponibilità. Ecco quanto amare, Signore, io non sono credente, non sono stato credente, ti ho rinnegato cose che possono capitare nella vita. E la risposta del Signore che dice: come non ti ricordi cosa hai fatto per l'ultimo della città di Avellino, del vicino di casa, della persona che hai incontrato per strada? Ecco, io ero presente, e lui, e tu mi hai accolto, mi hai servito, mi hai detto una parola buona. E questo è il cristianesimo. Certo, per fare questo c'è bisogno di nutrire la nostra vita di parole e di sacramenti, ma c'è anche una santità laica che noi possiamo coltivare. Se riuscissimo a coniugare insieme la santità di Dio, che domenica prossima ci inviterà, siete santi come io sono santo, e come diceva Renato Guardini, santo non è che l'uomo perfetto, l'uomo che ha realizzato pienamente la tua umanità. Forse riusciremo a uscire anche dalla palude in cui si trova la società di oggi e la nostra città, in particolare la nostra provincia. Sia questa un'occasione di riflessione e anche di pensiero, perché dal pensiero nasce l'azione e dall'azione nasce una testimonianza di una umanità nuova che tutti possiamo contribuire a costruire. Noi affidiamo al Signore questo nostro fratello, lo affidiamo alla sua misericordia perché l'accoglie nella sua casa, ma per noi sia motivo di riflessione.